introducendo da quel momento in poi l'opportunità per chi è vaccinato di essere a scuola, segnalando per chi non è vaccinato una condizione diversa. Vi è un'attitudine anche nascosta da parte del governo di discriminare fra i bambini? La risposta è no, assolutamente no. Sicuramente non da parte mia, non da parte di Roberto, non da parte del Presidente. Vi è però una chiara indicazione, c'è un'indicazione di marcia. C'è il riconoscimento nei confronti di quelle famiglie che già hanno fatto questa scelta, e sono tante. Vi è, dall'altra parte, la necessità di accelerare, e qui parleremo col commissario Figliuolo, col generale Figliuolo, di accelerare la disponibilità, posto che non vi è carenza di vaccini, della possibilità di dare a tutti i nostri bambini e le nostre bambine questa opportunità. Io penso che non c'è assolutamente nessuna discriminazione. Credo che questa sia una parola sbagliata, che nulla a che vedere col decreto che abbiamo approvato oggi. E aggiungo un altro punto. Guardate, i vaccini sono davvero lo strumento fondamentale che ci sta consentendo gradualmente di aprire una fase nuova. Noi lo diamo per scontato, ma sta piegando finalmente questa curva e non abbiamo fatto scelte di limitazioni molto significative. Ci sono altri paesi d'Europa che solo poche settimane fa sono stati costretti a fare lockdown, penso all'Austria, hanno dovuto chiudere bar, ristoranti, penso all'Olanda, regioni della Germania, che è un paese chiaramente di riferimento sul piano europeo, hanno dovuto fare forme di chiusura molto molto significative. L'Italia in questo momento sta riuscendo nell'impegno di avere una prima piegatura significativa della curva senza fare misure restrittive, generalizzate, invasive nella vita delle persone. Se questo è possibile è perché il 91% degli italiani ha risposto positivamente alla chiamata al vaccino, e penso che quindi su questo noi dobbiamo insistere. È una linea che dobbiamo rivendicare. Il vaccino è il più grande strumento di libertà, ci ha consentito di evitare chiusure, quindi credo che su questa linea noi vogliamo continuare a caratterizzare la nostra azione di governo.